Matteo, entra avanti del Napoli, controlla di petto e semmai resiste ad un fallo che subisce ad opera del difensore prima di infilare la porta di Pinna. Una bella rete negata, gli azzurri insistono, dal limite dell'area ci prova Pia, poi l'intermezzo della Torres con una punizione del difensore Medda, ma è ancora protagonista Calaiò, fermato da Pinna sul colpo di testa e dal guardaline quando a tempo scaduto in posizione regolare va di nuovo inutilmente a segno. Napoli inconcludente, senza mordente, peggiorato dalle sostituzioni effettuate da Reia nella ripresa con Sosa e Grieco al posto di Calaiò e Pia. Prima di uscire il centravanti serve Boiasino, che manca la trasformazione. Iezzo salva di piede dopo che Evacuo fa l'incantatore di difensori e al 40° Sosa di testa del gol da solo l'illusione ottica. Finisce 0-0 col Napoli che continua a condividere il primo posto con la Sangiovannese. Buonasera, buonasera da Sport Regione. Fuga mancata per il Napoli dunque e tante polemiche negli spogliatoi per i gol annullati a Calaiò. Abbiamo visto che se per il secondo c'è una questione millimetrica e comunque favorevole all'azzurro, è davvero una svista clamorosa la non convalida della prima realizzazione. Quando De Laurentiis ha rivisto le azioni incriminate negli spogliatoi si è infuriato. Sentiamo il presidente e l'allenatore Reia intervistati da Antonello Perillo. Io voglio fare l'arbitro e me ne devo assumere tutte le responsabilità. Se sbaglio mi becco una multa di 50.000, 100.000, 200.000 euro. Allora cominciamo a cambiare i regolamenti e cominciamo a verificare anche le responsabilità, perché se no è troppo facile, vado ad arbitrare anche io. Chi sbaglia paga. Non possono valere queste regole soltanto per il club, devono valere per tutti coloro che amministrano anche la giustizia sportiva. Stando alla panchina mi sembrava che i due gol fossero regolari, il rigore l'ho visto nettissimo, cioè, non so come mai, ma anche sui falli appena iniziati dopo 10 secondi ci sono stati due interventi da dietro, uno su Pia, l'altro su Caparella, che erano minimo da sanzione, da ammonizione, sono stati neanche ammoniti se non da espulsione, perché mi sembra che il regolamento parli chiaro. Quando ha deciso di far entrare in campo Sosa non ha pensato di farlo giocare magari in coppia con Calaiò, che oggi sembrava particolarmente in vena? Ma sai, io ho cercato di creare delle alternative davanti, sai, può essere anche che possa giocare con Calaiò, però abbiamo provato altre volte, si pestano un po' i piedi perché sono due giocatori che giocano in posizione più centrale. Lei è tornato in uno stadio San Paolo che ha riaperto in tempo record e si è in contatto anche con il sindaco Iervolino. Beh, io devo ringraziare Rosa Russo Iervolino, che è stata straordinaria con tutti i suoi uomini e con tutte le sue forze per ridarci lo stadio agibile per le 3 del pomeriggio, hanno lavorato tutta la notte.